Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero. Sono fiducioso per la campagna vaccinale, l'obiettivo è effettuare 140.000 vaccini al giorno. Entro la fine dell'estate il 70% degli italiani sarà sottoposto al vaccino, ma fino ad allora serve prudenza e rispetto delle regole. Ritorno alla normalità, direi settembre, ma non tanto prima, tutto dipende dalla disponibilità dei vaccini, dalla messa a punto della macchina organizzativa e dalla disponibilità di ognuno di noi di vaccinarsi. La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino relativo alla curva pandemica nella giornata di domenica 27 dicembre. Si certificano 8.913 nuovi contagiati, a cui si aggiungono 298 morti e 7.798 persone guarite. Il numero dei tamponi processati è stato più basso degli ultimi giorni, con 59.879 test elaborati per un tasso di positività in aumento del 2,1% che si attesta al 14,9%. Stabile il tasso di positività in stabile il tasso delle terapie intensive, mentre si segnalano 259 ricoveri in ospedale. La regione che ha fatto segnare, come negli ultimi giorni, il maggior incremento di positivi è stato il Veneto, con 3.337 unità positive nelle ultime 24 ore. L'unità di crisi della regione Campania ha pubblicato il bollettino di aggiornamento Covid-19. Nella giornata di domenica 27 dicembre si segnalano 310 nuovi positivi, di cui 7 sintomatici, a fronte di 3.382 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 9,1%. Il numero di guariti è pari a 790 persone, a cui si aggiungono 8 deceduti, 3 nelle ultime 48 ore, 5 registrati solo nella giornata di ieri. Per quanto concerne i posti letto su disposizione regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 95, su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.440. I carabinieri del comando di Napoli hanno elevato 52 sanzioni in città dallo scorso 24 dicembre per il mancato rispetto delle norme contro il coronavirus. I 52 cittadini colpiti dal provvedimento degli agenti sono stati beccati o per non aver rispettato il coprifuoco o per non aver indossato in strada la mascherina protettiva. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato alcune dichiarazioni da TG Sky 24. Spero che il vaccino rompa l'assedio della pandemia. C'è ancora molta strada da fare, ma questa è sicuramente una buona notizia per una quotidianità più serena. Avverto però il sospetto che molte persone vedano il vaccino come un problema e non come la soluzione. Ogni farmaco ha le proprie controindicazioni, ma è peggio ammalarsi per aver rifiutato la cura. Per convincere chi ha dubbi serve la testimonianza di chi ricopre determinate cariche politiche e sociali. Quando sarà possibile io mi vaccinerò proprio per questa testimonianza e perché ho cura delle persone che frequento. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano relativo all'andamento della curva pandemica da Covid-19. Nella giornata del 27 dicembre si certificano 24 nuovi positivi, 75 guariti e fortunatamente nessun deceduto. In discesa sia il numero di tamponi effettuati, 275, sia il tasso di positività, che si attesta all'8,7%. La città che fa attualmente registrare il maggior numero di positivi è Aversa con 403, seguita da Marcianise con 315 e Maddaloni con 276. Passiamo e chiudiamo adesso invece con il calcio e con il Napoli. Azzurri che saranno impegnati il 3 gennaio in casa del Cagliari. Gattuso potrebbe recuperare Koulibaly per la panchina, mentre Osimhen è ancora in dubbio e resta da valutare. L'attaccante ex Lille, infatti, migliora le sue condizioni, ma potrebbe non essere rischiato e tornare direttamente l'Epifania contro lo Spezia. Diversa invece la situazione che riguarda Dries Mertens. L'attaccante belga salterà sicuramente le prime tre partite dell'anno. Gattuso spera di ritrovarlo in Coppa Italia contro l'Empoli o la domenica successiva, per poi affrontare al meglio la Supercoppa al Mapei Stadium contro la Juventus. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.